Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti quanti, a tutte le persone collegate a questa diretta streaming su Facebook. Innanzitutto mi presento, io sono Alessandro Cicchetti, sono ricercatore postdoc all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Di formazione sono un fisico, ma già in fase di tesi magistrale e poi anche di dottorato mi sono interessato alla fisica applicata alla medicina, con particolare interesse alla radiobiologia nell'ambito oncologico. Questo slot pomeridiano di dialoghi sulla salute globale andremo a parlare proprio di oncologia, che, come poi molti di voi sapranno, è uno dei temi principali che verrà affrontato nel Festival della Salute Globale che si terrà a Padova dal 9 al 15 novembre, che è un po' l'evento finale di cui diciamo, questi dialoghi fanno un po' da introduzione, ed è un evento organizzato dalla Terza. Editoria Terza, con la partecipazione del Comune di Padova, dell'Università di Padova e dell'ONG Medici con l'Africa. E veniamo quindi all'incontro di oggi. Il titolo l'avete già visto probabilmente: La ricerca oncologica ci salverà. Questa è la domanda, e la risposta la andremo a scoprire insieme all'ospite di oggi, che è il professor Walker, direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova e professore ordinario di medicina interna e di endocrinologia. Buongiorno, professore. Buongiorno, la ringrazio di avermi anche sovratitolato perché ero professore associato, insomma, vabbè, comunque non ha rilevanza. E questo titolo, grazie comunque. Questo titolo è una provocazione, ovviamente, però vuole sottolineare che veramente la ricerca oncologica è la cura in oncologia, cioè tra ricerca e cura c'è un rapporto ormai strettissimo, soprattutto in questi ultimi anni, quando l'oncologia si è completamente trasformata grazie all'acquisizione della ricerca. Ok, quindi la ringrazio nuovamente di aver accettato l'invito a questo tè virtuale. Prima di partire con le domande, diciamo con questa discussione, volevo precisare per tutte le persone collegate che è possibile fare nel corso della diretta delle domande, dei commenti nello spazio della chat e poi più o meno potremo anche andare ad affrontarle con il professore. E quindi appunto iniziamo con questo dialogo. La mia prima domanda è una domanda molto generale, di interesse probabilmente appunto nazionale, nel senso che vorrei chiederle qual è secondo lei la situazione degli IRCCS in Italia, sia dal punto di vista di competenze oncologiche, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie, e dove quindi gli IRCCS italiani si collocano in una fascia, in che fascia si collocano nel panorama europeo, diciamo. Faccio una piccolissima premessa che per fare il direttore scientifico bisogna essere ottimisti. Se uno è pessimista non può fare questo mestiere. Quindi io sono di indole ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però devo dire che questo bicchiere che vedo insomma, è molto pieno. Nel senso che cominciamo col fatto che gli IRCCS oncologici da anni stanno facendo rete insieme, ma rete davvero. Condividono progetti di ricerca, condividono, raggiungono finanziamenti insieme, condividono risorse. Quindi una realtà italiana esiste, si chiama Alleanza contro il cancro, che mette insieme tutti gli IRCCS oncologici più ancora qualcun altro, ed è finalizzata a far sì che tutte mettano a disposizione le proprie risorse. Quindi gli istituti italiani non sono messi male, fanno rete, non sono messi male. Secondo me, se noi vediamo il panorama europeo, ovviamente in Europa ci sono alcuni centri oncologici super rinomati, però anche in Italia ci sono centri oncologici super rinomati. Quasi tutti loro appartengono ad un'associazione europea che raduna tutti gli istituti, principali istituti oncologici, che OIC si chiama, che dà un accreditamento ogni tot anni, e tra l'altro noi siamo in fase di chiusura del secondo accreditamento e siamo stati qualificati come Comprehensive Cancer Center, quindi che è il livello maggiore, come diversi altri istituti oncologici italiani. Qua vicino c'è Claudio Aviano che ha questa qualifica, in Lombardia c'è lo IEO, c'è l'Istituto Nazionale Tumori, ovviamente c'è Humanitas, questa qualifica, San Martino di Genova ce l'ha e così via. Per cui l'Italia, diciamo, è ben posizionata da questo punto di vista, secondo me. Vedremo cosa succederà poi con i progetti di ricerca di Cancer Mission, che è una grande sfida dei prossimi anni per questo. Anche dal punto di vista tecnologico, Sì.
Noi siamo ben posizionati. L'Italia ha sempre avuto grandi apparecchiature, anche l'università ha grandi apparecchiature. Se però confrontiamo questa, forse per certi versi è una, così, un'osservazione un po' provocatoria che questa. Se vediamo l'investimento fatto in apparecchiature, l'investimento fatto in materiale di consumo per usare l'apparecchiatura, non stanno perfettamente in equilibrio. Cioè, siamo molto bravi a comprarci grandi macchine, dopo però dobbiamo imparare a gestirle bene e a sfruttarle fino in fondo. Per cui, cosa che però su questo gli ex sono molto attenti e attualmente, ad esempio, adesso siamo in attesa della definizione del contratto con il Ministero per l'acquisizione di un sequenziatore di altissimo livello che consentirà di fare rete tra 5 X, tra Veneto e Emilia Romagna su questo. Quindi diciamo la tecnologia c'è, le persone secondo me anche. Come al solito l'italiano ha difetto un po' di organizzazione, sì, la logistica qualche volta non è perfetta, diciamo. Del dimensionamento degli uffici qualche volta non è perfetto, però direi grande professionalità e quindi grande dedizione al lavoro con Ok, quindi partiamo con un bicchiere più che mezzo loro. E pieno. insomma, più di mezzo bicchiere e anche un po' di spumantino c'è. Ok, bene, ottimo. E visto che anche lei ha citato invece appunto i grandi finanziamenti europei, la seconda domanda, sempre un po' più a carattere generale, che le volevo fare è la seguente, appunto, che i progetti quando vengono sottomessi nei grandi bandi europei, ma anche in realtà in multinazionali, ormai viene valutato anche in maniera molto importante l'aspetto di divulgazione, non solo peer-to-peer, non solo tra pari, quindi su pubblicazioni scientifiche, ma anche la divulgazione nei confronti poi del cittadino e anche di eventi che vanno a coinvolgere le scuole. Quindi le volevo chiedere, quanto è importante secondo lei questo processo e quanto è importante che un ricercatore abbia tra le sue caratteristiche anche questo requisito comunicativo? È molto importante. Allora, io le racconto una storia a proposito. Quando stavo per diventare direttore scientifico, ormai ero in fase finale, perché si aspettava la nomina da Roma, ho incontrato una mia vecchia amica che faceva giornalista e gli ho detto: ma sai, mi piacerebbe un giorno riuscire a tradurre, io adesso ho in mano un articolo appena appena fatto dai miei, che insomma è duro da leggere, è difficile da comunicare, insomma la scienza sui lavori importanti, soprattutto, è molto molto complicata. Io vorrei riuscire a tradurre questa cosa per la gente comune, perché deve comprendere il significato della ricerca. Tra l'altro, adesso qui apriamo forse una parentesi, ma nell'epoca Covid c'è stata un po' di confusione, no? La gente non ha capito che la ricerca lavora per ipotesi e confutazioni, per cui i pareri opposti ci sono sempre, no? Mentre vorrebbe parere unico che dice si fa così, ma invece la scienza purtroppo ha opinioni differenti e quindi sconta questo fatto. Per cui comunicare la scienza, comunicare i principi della ricerca è certamente una partita molto importante, su cui tra l'altro io ho in corso delle iniziative un po' audaci, perché ho utilizzato il linguaggio delle vignette, che secondo me però è un linguaggio che trasmette alcuni concetti come colpi di fucile istantaneamente, per fare una campagna di istruzione alla popolazione, diciamo, normale, proprio la famosa casalinga di Voghera, che ha altri obiettivi, che magari ha dei concetti vecchi in testa, e raccontargli che come sta cambiando l'oncologia e cosa sta facendo la ricerca oncologica. È un progetto che ormai ha preso corpo, siamo già alla seconda edizione, stiamo per uscire con dei graphic motion, per cui facciamo un prodotto che è stato un'avventura molto interessante, però nasceva proprio da quel primo episodio, dall'idea di portare a qualcosa di appetibile un materiale che è molto appetito tra gli esperti, ma totalmente indigeribile per chi non è proprio l'esperto di quel settore. Quindi la comunicazione dei risultati è una cosa importantissima. Ok, quindi sono contento di sentire che lei ha sposato questa causa e ovviamente mi associo, nel senso che. Penso che anche nei prossimi progetti europei, CAST Mission, c'è diciamo, un obiettivo sulla comunicazione là. Esatto, questo Quindi dicevo. è questa la direzione che io La responsabilità del ricercatore è anche un po' questa, diciamo. intendo. Sì, perché se no uno rischia di fare la ricerca per
per la propria carriera, e questo è quello che succede qualche volta, no? Tra l'altro qui c'è un punto a favore degli ex rispetto all'università, questo io l'ho sempre sostenuto. Allora, siccome la ricerca negli ex si trasforma direttamente in finanziamento, diventa finanziamento di ricerca corrente, è un beneficio per tutto l'istituto. Mentre l'università, questo meccanismo di risultato economico della ricerca non è così forte, per cui alla fine la ricerca è più personale, è più per la propria carriera personale, mentre nell'IX è più per l'istituto, e quindi questo meccanismo io penso sia molto interessante. È una premio ex post, no? Sia molto interessante. Questa è una considerazione che ho fatto qualche volta. Adesso invece ci spostiamo un attimino più nel vivo del tema, quindi passiamo un po' più agli aspetti clinici e di ricerca, chiaramente. Quindi volevo chiedere, ovviamente si sente sempre parlare di prevenzione come miglior arma per combattere il cancro, e quindi volevo un parere suo su, volevo chiederle quali sono secondo lei innanzitutto i distretti dove oggi la prevenzione, lo screening precoce della malattia viene fatto in maniera efficace, e soprattutto nel futuro secondo lei quali saranno invece i nuovi distretti, le nuove tipologie di tumore che verranno incluse in questo, allora, immagine diagnostico che anche di biopsie liquide. Questo è un altro argomento aguzzo, quello della biopsia liquida, molto interessante, poi magari spenderò una parola su questo. Allora, innanzitutto va distinta la prevenzione primaria da una prevenzione secondaria, ho visto anche citare una prevenzione globale. La primaria vuol dire fare in modo che il tumore non compaia, quindi che stile di vita devo avere per ridurre la comparsa del tumore. Questo penso sia un argomento di grandissima rilevanza non ha, secondo me, avuto soprattutto dai policy maker la stessa attenzione che ha avuto altri argomenti. Pensiamo a quanto spendiamo in diagnostica e in terapia, benissimo, fondamentali le cose, e quanto poco spendiamo per far sì che la gente tutti i giorni prenda e si metta a correre lungo gli argini, facilitando l'attività fisica, oppure la diffusione, la comunicazione sul gli sforzi di comunicazione vengono facile, sullo stile di vita sano, sulla dieta da seguire, sull'esercizio fisico da fare, sono tutte cose, ovviamente l'astensione dal fumo, la riduzione dell'alcol, tutte cose che hanno un impatto importante. Pare che alcuni studi mostrano che circa il 10% di tumori può essere evitato da un'attività di vita sana, di stile di vita, e quindi vuol dire l'impatto è enorme. Se io posso evitare il 10% di tumori, è un impatto enorme. Per cui io credo che ancora non... dobbiamo molto sforzarci da questo punto di vista, investendo attività, ricerca, risorse su questo. Questo è un conto della prevenzione primaria. La prevenzione secondaria vuol dire diagnosi precoce. Qui devo dire l'Italia, il Veneto soprattutto, si comporta molto bene, perché ha un programma di screening molto efficiente, dove le persone sopra i 50 anni hanno una grande aderenza al test dell'esame delle feci per la diagnostica del colon, del cancro del colon, poi eventualmente i casi positivi fanno la coloscopia. Le donne con il tumore al seno, c'è un'attività molto intensa da questo punto di vista. Abbiamo anche delle linee di ricerca sulla possibile anticipazione dell'età in determinate categorie di donne, e anche il nostro istituto sta lavorando su questo. Il vecchio pap test, che adesso è diventato in realtà una prevenzione primaria col vaccino per l'HPV, e questa è una cosa fantastica. Noi prendiamo le bambine, le vacciniamo per l'HPV e nel corso della loro vita riduciamo drasticamente il rischio che venga un cancro dell'utero, del collo dell'utero. Quindi questa è un'altra attività importante. Poi ci sono dei settori, secondo me, su cui ci stanno lavorando, l'Inter è uno dei leader su questo progetto di ricerca, sul polmone, sulla efficacia della diagnostica per il cancro del polmone, e penso che prima o poi si arriverà a un punto di equilibrio, perché sa, quando per decidere che
conviene fare un certo esame per evidenziare, fare un'idea del percorso di tumore, va fatto un conteggio di costo efficacia, di beneficio, no? Ovviamente, perché io posso fare l'attacco a tutti quanti per una cosa che noi non possiamo fare, che ci costa una tonnellata di soldi, che forse produciamo dei danni invece di fare un vantaggio. Per cui la faccenda sembra facile, invece è complicata. Però questi sono i settori penso che il polmone è il prossimo argomento all'ordine del giorno sul tema prevenzione. Però Ok. la prevenzione primaria, stile di vita, attività fisica, non fumare, bere moderatamente. Sì, andremo a contare anche avanti le prossime domande anche questi aspetti. La stop un secondo e passiamo così invece all'altra domanda, tanto poi riprendiamo questi temi. E qui l'ascolto anche io con grande attenzione perché non mi è capitato ancora di fare ricerca al riguardo e volevo parlare con lei del grande tema del momento, dell'onnipresente a tutte le call, diciamo, di finanziamento europeo degli ultimi anni, ossia l'immunoterapia. E quindi volevo sapere se può spiegarci in cosa consiste, quanto potrà aiutare a rendere controllabili, diciamo, anche patologie più aggressive. Io ricordo che, credo mio nonno, certamente mio papà, che faceva il filosofo, che non sapeva nulla di medicina, diceva che il cancro veniva per un problema di disordine immunitario, no? Finalmente la rivincita del sistema immunitario sul cancro, perché per tanto tempo si è pensato che lì c'era qualcosa da fare, lì dipendeva la forza della terapia dove essere entrata lì dentro, però non si trovava la chiave, e quindi la chiave non si trovava perché il tumore. Si è scoperto solo dopo, è stato quello l'elemento che ha fatto scatenare l'industria farmaceutica indirizzando risorse su questo campo, e il tumore si nascondeva. Il tumore del sistema immunitario non lo vede, non lo vedeva, diciamo. Adesso la domanda che io faccio, cioè arriva il raffreddore, adesso non parliamo ovviamente del Covid, viene il raffreddore, dopo un po' il raffreddore è passato, perché il sistema immunitario ha risposto, ha prodotto degli anticorpi, magari si ricordava del virus precedente, e quindi l'organismo è guarito. Quindi, nei confronti di un soggetto esterno, estraneo all'organismo, ha prodotto un meccanismo di difesa. Anche il cancro è qualcosa di diverso dall'organismo, ovviamente. Perché il sistema immunitario non lo riconosce, non lo debella. Non lo fa perché il tumore emette, questo lo fa per sopravvivere. C'è un altro aspetto della visione del tumore. Si parla come cellule impazzite, secondo me sono cellule disperate più che impazzite, che vogliono sopravvivere a tutti i costi, mettendo in atto dei meccanismi. Tra questi, dei meccanismi attraverso i quali non si fa riconoscere il sistema immunitario, si nasconde, e il sistema immunitario non lo vede e non lo trova, ovviamente. Una volta scoperto questo meccanismo, la ricerca è riuscita a introdurre la chiave degli elementi di apertura per cui il sistema immunitario è tornato in grado di riconoscere alcuni tumori. E qui sta il vantaggio enorme. Qui il farmaco rende riconoscibile il tumore e dopo il resto del lavoro lo fa il nostro sistema immunitario. Per cui, tra l'altro, lo stesso farmaco via via stanno allargando le indicazioni, perché mentre prima c'era una medicina che agiva in un determinato contesto per un determinato tumore, per quell'organo lì, andava bene per la mammella perché era un recettore bloccava i recettori estrogenici. Il farmaco immunologico, lo spettro di terapia poi la dà sistema immunitario, lui rende solo visibile. Ecco. Questa è la grandissima evidenza. Si è cominciato, devo dire, con melanoma, è stato probabilmente il primo, dove si è accorti che alcuni farmaci cominciavano a funzionare. Mi ricordo io come endocrinologo me ne ero interessato perché producevano degli effetti endocrini notevoli, con anche delle ipofisite, quindi un farmaco difficile da maneggiare, ovviamente. E poi da lì, nel venuto secondo, terzo, quarto, ho cominciato già nei due insieme e sono stati grandi successi. Adesso, devo dire, mi sono convinto quando alcuni colleghi oncologi mi hanno detto, dice, io non ho mai visto delle risposte del genere, non ho mai visto delle situazioni cambiare così tanto. E allora la sensazione è stata, siamo di fronte ad un grande cambiamento. Di là a poco è venuto il tumore del rene, poi è venuto il colon, poi è venuta la mammella, cioè per gran parte, per molti di questi tumori, la terapia immunologica è diventata un asset fondamentale. Ovviamente ancora
qualche effetto collaterale esiste, però stanno minimizzando e è successo sempre più. Ok, e proprio perché appunto abbiamo citato anche in questo caso invece i farmaci, le chiedo, secondo lei, quale pensa che deve essere il rapporto di IRCCS, l'Istituto di Ricerca Oncologico, con le farmaceutiche? Deve essere un rapporto virtuoso, deve esserci questo rapporto, è fondamentale perché abbiamo un interesse comune, altri interessi sono divergenti, perché l'industria farmaceutica ovviamente fa il suo guadagno, noi dobbiamo spendere il meno possibile, siamo divergenti, però l'interesse comune è utilizzare le nostre conoscenze e capacità per il paziente, per fare bene al paziente. Allora, è chiaro che l'oncologo è molto contento di avere terapie innovative da somministrare ai suoi pazienti, no? Per cui questo rapporto esiste, va tenuto in equilibrio sul benessere del paziente. Quello è, secondo me, un punto chiave. Il punto comune deve essere quello. Sì, è il punto, del resto, i finanziamenti sono importanti per la ricerca, non c'è nessun dubbio, però in qualche modo la barra va sempre tenuta lì e penso che questo viene fatto. Insomma, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Però prima lei ha detto una parolina, se posso ritornare, se abbiamo quanti minuti ancora? Abbiamo ancora almeno 7 minuti, quindi può andare tranquillamente. Posso fare una digressione? Ha parlato di biopsia liquida. Ha parlato Sì. di biopsia liquida. Allora, la biopsia liquida vuol dire poter, far venire il sangue e capire il tumore di quel soggetto, come sta andando, come si sta comportando, quindi da un prelievo di sangue, non da un prelievo di tessuto. Questo è un grandissimo avanzamento e si poggia sul fatto che il tumore è connotato da una serie di varianti genetiche, cioè una serie di alterazioni, di mutazioni che si porta dietro, che acquisisce nel tempo, quindi continuano ad aumentare. E la biopsia liquida è un grandissimo evento, grandissima tecnica che ci consente di capire come il tumore sta evolvendo. E l'ideale sarebbe, capisce, quello che succede nella storia del paziente. Gli è fatta una diagnosi, viene caratterizzato, si scopre che magari ci sono delle varianti che rispondono a determinati farmaci, l'oncologia personalizzata, inizia la terapia e dopo un po' compaiono delle manifestazioni per cui ci rendiamo conto che il tumore sta progredendo, sta avanzando. Abbiamo fatto una biopsia, abbiamo trovato una metastasi, dobbiamo cambiare terapia. Questa logica di attesa della manifestazione per cambiare la terapia, per rendersi conto che la cura non va più bene e dobbiamo cambiarla, è rivoluzionata la biopsia liquida. Non aspettiamo più che compaia la manifestazione, ma cerchiamo di intercettarla prima. Quindi possiamo cambiare la terapia in base a questo studio che ci dice come sta cambiando quel tumore prima ancora che dia o che sia riscontrabile una lesione secondaria. Per cui questa pratica della biopsia liquida è un'altra grande scommessa di questi anni, direi vinta, ma che ha ancora molto futuro davanti, secondo me, proprio come elemento per la caratterizzazione del tumore in corsa, non alla fine corsa, in corsa. Esatto, diciamo che quindi si aggiunge un po' alla caratteristica che diceva lei prima, le cellule tumorali sono impazzite, ma sono comunque disperate. Secondo me sono disperate. Sono Sì. soldati, quindi nel senso la terapia, questo è l'altro aspetto che mi sembra di vedere che negli ultimi anni si sta lavorando su questo, la terapia non deve essere costante dall'inizio alla fine, ma si deve evolvere poi con l'evoluzione stessa del tumore. Sì, ecco, diciamo, perché tornando poi al mio ruolo di direttore scientifico, è quello di cogliere questi diversi aspetti, di investire i finanziamenti che ci arrivano dal Ministero, che arrivano dai cittadini attraverso 5 per 1000, indirizzarli nei settori che riteniamo tutti più rilevanti. Ok, invece tornando sul fumo, alcol e alimentazione che ha menzionato poi lei precedentemente. Allora, numero uno, il fumo. Ok. Poche storie, numero uno è il fumo. Devo dire che sono molto cambiate le abitudini Ancora i giovani fumano, ancora tanti anni fa, mio figlio dice, papà, dice, ho smesso di fumare, dice, ma quando mai hai cominciato?
però soprattutto negli strati delle donne continuano a fumacchiare e negli strati sociali più bassi invece. Sì, il fumo c'è. Dopodiché uno il fumo lo respira aprendo la finestra, questo è un altro discorso ancora. Però credo che si è fatto molto sulla lotta al fumo e i risultati ci sono visti. Tra l'altro il tumore del polmone, prima non l'ho citato, è un tumore che, la cui prognosi sta cambiando moltissimo in base all'immunoterapia. È uno dei tumori che stanno beneficiando adesso, è cambiata la storia del tumore del polmone. Ci sono sopravvivenze che una volta ce le potevamo sognare, insomma. Per cui fumo. L'alcol, anche tu, anche l'alcol è un imputato di questa cosa, ovviamente. L'uso di alcol, se prendiamo, c'è una certa correlazione tra diciamo, aree nelle quali c'è un utilizzo dell'alcol particolarmente elevato, dove l'uso di alcol, insomma, cominciano col caffè corretto la mattina per poi finire alla sera con le grappe, c'è un'incidenza di tumore del fegato più alta. E quindi, insomma, dopodiché anche lì probabilmente qualcosa cambierà con le nuove terapie per l'epatite, perché l'epatite è un altro cofattore del cancro del fegato. Qualcosa ci aspettiamo di miglioramento, però, insomma, fumo no, alcol moderato. Dopodiché c'è la forchetta, il resto, la dieta. Allora, non ci sono dubbi che l'obesità è un fattore che aumenta il rischio di cancro, perché aumenta il metabolismo, modifica il metabolismo degli estrogeni, il testosterone si trasforma in estrogeno, per cui aumenta il cancro in diversi settori. E anche diciamo, la risposta del paziente alla terapia, un paziente obeso è peggiore, quindi anche dopo peggiora la cosa. Per cui lo stile di vita è fondamentale, la dieta sana è fondamentale, quindi tanta frutta e verdura, insomma, questo è il messaggio. Ok, allora proprio come ultimissima domanda, credo che abbiamo ancora qualche minuto, diciamo che un piccolo aneddoto, nel senso che cercando poi un po' di informazioni online sul professore ho trovato a un certo punto una foto dove dietro mi è andato l'occhio, c'era un libro di cucina padovana. Mi ha colpito perché io piace molto cucinare, sono anche vegetariano, ma lasciamo adesso questo discorso. Okay. E quindi però gli stili di vita, diciamo, e l'alimentazione, ma anche proprio la cucina mi interessano molto, e ho visto che lei però è anche membro del comitato scientifico di Health Chef, il progetto. Sì, di questa è una cosa a cui ho partecipato volentieri, che è un'iniziativa che punta a portare in commercio la salute in tavola, e quindi a lavorare sulle ricette più equilibrate, più adeguate, più salutari possibili. Insomma, è un'attività che è in corso, adesso speriamo di vedere qualche risultato tra un po' di questo, di riuscire a entrare in ristorante e trovare il menu Health Chef in cui tutta la lista degli alimenti sono stati studiati per dare la migliore risposta possibile da questo punto di vista. Ok, allora ecco, no, mi dicono invece che dalla regia abbiamo tempo per andare avanti e c'erano le domande dal pubblico, quindi a questo punto io gliele giro. Sì, abbiamo una domanda sulle scoperte più recenti nell'ambito della prevenzione o delle cure. Sì. Io approfitto di questa domanda per parlare di un altro aspetto che si dice in questa regione, si chiama cure CAR-T. Questo è un altro, diciamo, utilizzo del sistema immunitario come strumento di cura. In questo caso la cura è complessa, ancora è limitata da alcuni settori, però io prevedo che nei prossimi decina d'anni la CAR-T potrebbero avere, o delle varianti delle CAR-T avere un grande sviluppo. In pratica vengono prese alcune cellule del sistema immunitario del soggetto affetto, vengono modificate, ingegnerizzate in modo da rendere capaci di attaccarsi e quindi combattere il tumore che è presente, e poi vengono moltiplicate attraverso un incubatore che moltiplica queste cellule, per cui da poche cellule diventa così tante da poter essere poi reiniettate al paziente, e in pratica si è costruito sul linfocita del paziente il farmaco, e quindi viene reiniettato, e stanno dando dei grandi risultati, anche dei grandissimi costi per il nostro sistema sanitario, ma insomma
per cui c'è molta attenzione anche nell'uso di questi farmaci. Però io penso che rappresenta un altro dei confini d'avanguardia della cura oncologica che ci fanno ben sperare. Sulla prevenzione c'è qualche rumors in giro su elementi molecolari in grado di predire il tumore, e credo che qui c'è ancora molto da lavorare, però potrebbe essere una bella partita anche sul piano dei costi, perché per esempio ci sono dei marcatori di rischio del tumore della mammella, dei tumori ereditari della mammella, che magari sono più frequenti in certe popolazioni e possono essere studiati a bassissimo costo. Quindi, diciamo, in futuro io credo che avremo degli indicatori molecolari della diagnosi precoce, addirittura di rischio di malattia, che sarebbe un altro grande vantaggio. Poi c'è anche la seconda domanda, invece: quale relazione esiste, se esiste, tra inquinamento e sviluppo di tumori? Beh, penso che esiste. Esiste una relazione. Io prima parlavo di fumo, ma anche di apertura della finestra e l'aria che respiriamo, inquinata, che contiene polveri sottili che favoriscono infezioni respiratorie, possono essere tutte in gioco su questo, oppure inquinanti ambientali a maggior ragione. Penso però che il nostro organismo vive tra i veleni. La nostra vita è costellata di veleni ambientali, però riusciamo anche a sopravvivere, quindi abbiamo anche sviluppato delle resistenze abbastanza buone. Però non c'è dubbio che una vita priva di contaminanti ambientali è meglio, diciamo. Quindi l'obbligo dello Stato, società, è quello di ridurre al minimo, cosa che si sta facendo, anche se ogni tanto ancora qualche sbandata, guarda i FAS, cioè ancora in giro nella nostra Italia. Ok, allora diciamo che le domande dal pubblico non ci sono più. Io, se sempre la regia mi dà la possibilità, farei un'ultimissima domanda, che secondo me può anche essere di interesse per i cittadini, non so se mi rispondono, sì, posso, quindi allora gliela faccio. In realtà è anche un po' di interesse personale. Se vuole spiegare un pochettino, prima l'ha accennato anche questo, qual è all'atto pratico, qual è poi il ruolo del direttore scientifico di un istituto di ricerca, che è una figura che affascina molto, di far capire un po' alla gente quali sono poi le decisioni, le responsabilità che si devono prendere. Il ruolo del direttore scientifico è fare scommessa. Esatto. Scommessa sul futuro. È un bellissimo mestiere. Qualche volta si sbaglia, purtroppo. E quindi vuol dire quello che noi abbiamo in mano sono risorse economiche e possibilità di indirizzarle in un settore piuttosto che in un altro, oppure in tutti e due, ma in maniera differenziata. Quindi questo è il ruolo. L'altro ruolo che abbiamo è quello ovviamente di favorire la ricerca in generale dei nostri ricercatori, e quindi cercare di aiutarli nelle richieste di finanziamenti, aiutarli nella loro vita quotidiana, insomma, quindi rendere più efficiente possibile la macchina della ricerca, cosa che non è per niente facile in questo momento in Italia, devo dire. Non è un lavoro semplice, però insomma, la cosa bella è quella della scommessa. Certo. Questo è quello che a me piace fare. Purtroppo ormai, come si vede dai miei capelli, non ci sono più la mia barba bianca, insomma ormai sono in chiusura del mio mandato, finirò la primavera 2021, e poi mi auguro che chi, sono sicuro che prenderà il mio posto, saprà fare lo stesso delle belle scommesse come sono quelle che ho cercato di fare io, insomma, in questo periodo della mia vita. Va benissimo, allora la ringrazio per tutte le informazioni che ci ha diffuso, e quindi... No. Tutte le persone che sono state in collegamento con noi, e se vuoi salutare anche lei, professore. Va bene, grazie, è stato un piacere, spero di essere stato chiaro, di non aver generato confusione e di aver dato qualche elemento di speranza sull'idea che la ricerca ci salverà. Molto interessante la discussione, grazie mille professore, arrivederci, buona serata a tutti. Grazie.